Israele ha lanciato un attacco aereo nella striscia di Gaza nella notte tra sabato e domenica. L'offensiva militare è arrivata poche ore dopo i violenti scontri al confine con i manifestanti e il lancio dalla striscia di alcuni palloni incendiari verso il territorio israeliano. Secondo un portavoce militare sono stati centrati un sito in cui venivano prodotte armi e l'entrata di un tunnel vicino Jabalia, nel nord della striscia. Stando ai media palestinesi, 5 persone sarebbero state ferite dal fuoco israeliano. Sabato, centinaia di attivisti palestinesi sostenuti da Hamas si erano radunati al confine per protestare contro il blocco economico sulla striscia.